Risotto con i fiori di zucca e speck. Il risotto con i fiori di zucca e speck è un piatto primaverile, dal gusto fresco e saporito. Una ricetta dal sapore deciso, ma allo stesso tempo delicato, ideale per chi ama i sapori decisi ma non vuole rinunciare alla leggerezza. I fiori di zucca sono un ingrediente ricco di proprietà benefiche, sono ricchi di vitamina A, B e D, e contengono un alto quantitativo di minerali come ferro, calcio, fosforo e potassio. Il riso carnaroli è in grado di assorbire tutti questi sapori in modo ottimale, rendendo questo piatto saporito ma allo stesso tempo leggero. Infine, l'aggiunta di speck croccante conferisce al piatto un tocco di sapore in più, che lo rende ancora più saporito. Per preparare questa ricetta occorrono i seguenti ingredienti. 400 g di riso carnaroli, 1 cipolla, 50 g di burro, 1 mezzo bicchiere di vino bianco secco, 1 litro di brodo vegetale, 50 g di parmigiano reggiano grattugiato, 100 g di fiori di zucca, 100 g di speck, olio extravergine di oliva, sale QB. Iniziate preparando il brodo vegetale. In una pentola fate rosolare un trito di cipolla con un filo di olio extravergine di oliva, poi aggiungete 1 litro d'acqua e lasciate sobbollire per circa 20 minuti. In una padella fate rosolare lo speck a cubetti con un filo di olio extravergine di oliva, fino a quando non sarà ben croccante. Nel frattempo, in una casseruola fate sciogliere il burro e fatevi soffriggere la cipolla tritata per qualche minuto. Unite il riso e fatelo tostare per pochi minuti, mescolando con un cucchiaio di legno. Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare. A questo punto, iniziate ad aggiungere il brodo bollente un mestolo alla volta, mescolando spesso e abbassando la fiamma. Dopo circa 10-15 minuti di cottura, unite i fiori di zucca e lo speck croccante, mescolando per amalgamare bene gli ingredienti. Proseguite la cottura per altri 5-10 minuti, poi spegnete il fuoco, aggiungete il parmigiano e mantecate con un filo d'olio extravergine di oliva. Lasciate riposare per qualche minuto prima di servire. Il vostro risotto con i fiori di zucca e speck è pronto per essere gustato.